È arrivato, ha detto, dal nostro, questa mattina al Carlo Cuomo, presentato la strumentazione, inaugurati il robot chirurgico, angiografo, un simulatore ostetrico e l'esame operatore a vita strutturata. Poi Cuomo fa un altro salto di qualità dopo tutti quelli che sono stati fatti in questi due anni con queste grandi tecnologie che sono tipiche di un grande ospedale. Tecnologie importanti che hanno richiesto interventi strutturali importanti, perché per fare... ospitare il robot chirurgico abbiamo dovuto rifare la sala operatoria perché era molto pesante, quindi abbiamo dovuto rifare la sorella. È una grande soddisfazione, un grande segno di crescita. Questo succede, lo dico perché è giusto dare il merito a chi sta facendo questo lavoro, che è tutto il personale medico, infermieristico, sanitario del POME, dell'azienda ospedaliera, e la direttrice Azzi, che ha impresso una svolta importante che ad esempio ci ha portato ad essere l'idea di secondo livello poche settimane fa, ad avere la neurochirurgia. Insomma, sono fatti importanti per il nostro ospedale, per il nostro territorio, e questo è molto importante anche perché più l'ospedale recupera il tempo perso, si attrezza ed è all'avanguardia, più è anche facile essere attrattivi, e siccome tutti sappiamo quanto c'è carenza di medici e infermieri, un ospedale attrattivo è in grado di richiamare di più da fuori anche nuovo personale sanitario. Ma non finisce qui, in arrivo a breve ulteriori novità. Sì, la prima che è una prenotizia, nel senso che lunedì in giunta viene presentata una delibera dall'assessore Bertolaso che prevede l'istituzione dell'unità operativa complessa di ematologia, quindi Mantova avrà il reparto di ematologia, come è giusto che sia per un ospedale dell'importanza e delle dimensioni del POMA. E poi abbiamo sottoscritto, sempre l'assessore ha sottoscritto, il primo stralcio dell'accordo di programma con il Ministero, che finanzierà con 45 milioni di euro la nuova piastra dell'ospedale POMA. Quindi due notizie secondo me che completano una bella giornata in cui andiamo a inaugurare altre strumentazioni tecniche che danno il senso di un ospedale che cresce e di un ospedale che offre i livelli più alti di cura ai propri cittadini.